Gentili telespettatori, buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con le news di Cosmos TV. Vediamo subito quali sono le notizie di quest'oggi, 24 febbraio 2016. Nell'ambito delle attività di contrasto agli eco illeciti mirati alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia urbanistico-edilizia, gli uomini del Corpo Forestale dello Stato hanno denunciato una persona all'autorità giudiziaria responsabile di aver commesso abusi edilizi nel comune di Pisciotta. L'attività svolta dal Comando Stazione Forestale di Pisciotta ha consentito di rilevare la presenza di strutture abusive nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, in area sottoposta a vincolo idrogeologico. I forestali hanno effettuato un controllo in località Catiello. Sul fondo, oggetto del controllo, i forestali hanno rilevato la presenza di un manufatto agricolo regolarmente autorizzato, con permesso a costruire, ma strutturalmente modificato, e le relative pertinenze sono state poi quindi realizzate in totale assenza di permessi. L'area in questione è sottoposta a vincolo idrogeologico, vincolo di natura paesaggistica e inserita in zona D del piano parco. Accertate le violazioni, i forestali hanno sequestrato l'intera area. Il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania e dovrà quindi rispondere di violazione in materia urbanistico-edilizia. Una 32enne di origini rumene, ieri pomeriggio a Castellabate, è rimasta ustionata mentre tentava di accendere il fuoco utilizzando dell'alcol. Il flaccone contenente la sostanza infiammabile ha così preso fuoco e la donna è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto per soccorrerla si sono recati volontari dell'Humanitas di Santa Maria di Castellabate e di Agropoli che, dopo averla stabilizzata, l'hanno condotta sull'eliambulanza che poi l'ha trasportata al centro Grandi Ustionati a Napoli. La 32enne ha riportato ustioni su buona parte del corpo. Ospedale Polla, l'ASL versa 24.000 euro all'anno alla diocesi di Teggiano per l'assistenza religiosa. Vediamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio. L'assistenza religiosa all'interno dell'ospedale Luigi Curto di Polla costa all'ASL Salerno poco più di 24.000 euro all'anno. Per l'esattezza 24.127 euro e 18 centesimi. E questa è la cifra stabilita dalla convenzione sottoscritta dall'ASL con la diocesi di Teggiano Policastro nella persona del vescovo Monsignor Antonio De Luca. Nel testo della convenzione viene stabilito che l'accordo sarà valido per 3 anni, ossia dal 2016 al 2018, e che l'assistente religioso che sarà individuato dal vescovo sarà inserito nel ruolo professionale della categoria D, fascia 0, del contratto collettivo di lavoro nazionale del comparto sanità del 7 aprile 1999. Gli importi dovuti dall'ASL per le attività di assistenza religiosa non verranno corrisposti al sacerdote che svolgerà il ruolo di assistente, bensì direttamente alla diocesi di Teggiano Policastro. La somma annua di 24.127 euro. Dal punto di vista contabile, la somma in questione, che moltiplicata per i 3 anni di durata della convenzione, ammonta complessivamente a 72.381,54 euro, verrà imputata sul conto dell'ASL con la voce consulenze sanitarie da privato. Si è svolta nella serata di ieri, nell'aula consiliare del comune di Vallo della Lucania, l'assemblea dei sindaci del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, una riunione informale per decidere sul direttivo che affiancherà il presidente Tommaso Pellegrino e per scegliere quindi se eleggere rappresentanti politici o del territorio. Vediamo il servizio. Non c'è più tempo da perdere, bisogna necessariamente scegliere in fretta i delegati per il nuovo direttivo e il nome da eleggere alla guida della comunità del parco. Ad affermarlo con forza è il neo presidente dell'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, dopo l'incontro di martedì sera a Vallo della Lucania con i sindaci dell'area protetta per stabilire i criteri di selezione. Una riunione che è servita a sancire quanto già stabilito dal Partito Democratico, che rappresenta la maggioranza dell'Assemblea dei
dei sindaci del parco. Il principio alla fine condiviso da tutti è che ogni area dovrà avere nella nuova governance una sua rappresentanza. Per questa ragione ogni comunità montana dovrà indicare il suo candidato e alla fine, insieme al presidente del parco, si definiranno i nomi da proporre all'assemblea per l'elezione. In questo modo, afferma Pellegrino, ogni territorio potrà indicare l'amministratore che riterrà più opportuno per il nuovo consiglio d'amministrazione. La politica ha il compito di eseguire scelte in maniera responsabile e sono convinto che i sindaci sapranno assolvere a questo loro incarico. Al numero uno dell'ente parco è stato affidato il compito di fare da mediatore nelle consultazioni e di mettere in condizioni la comunità del parco di eleggere i quattro delegati per il direttivo e il presidente dell'assemblea dei sindaci entro le prossime vacanze di Pasqua e quindi entro fine marzo. E andiamo ora invece nel Golfo di Policastro per parlare di amministrative 2016. Vediamo nel prossimo servizio come si sta preparando il comune di Santa Marina. La eventuale candidatura a sindaco di Santa Marina di Gianluca Ladaga non mette d'accordo tutte le forze d'opposizione. Il nome dell'ex consigliere di minoranza non riesce ad ottenere l'unanimità. Tra i primi a bocciarlo è il consigliere di minoranza uscente Michele Tagliaferri. Io continuo a sostenere che la corsa deve essere affidata ad un giovane nuovo alla politica, dice, altrimenti mi schiererò io in prima fila, considerando che da anni mi batto in consiglio per il bene dei cittadini e contro la gestione allegra del gruppo Fortunato. Contraria alla candidatura di Ladaga anche l'ex sindaco Giuseppina Castaldo, che insieme ad altri continua a mettere sul tavolo delle trattative nomi di professionisti affermati che, a suo dire, potrebbero dare una svolta nella gestione della cosa pubblica. Ladaga aveva chiesto tempo per decidere se accogliere o meno la proposta di candidarsi per la massima carica comunale e probabilmente nelle prossime ore o comunque nel giro di pochi giorni farà conoscere la sua decisione. È chiaro che la situazione che si sta profilando sul suo nome lo incoraggia a rinunciare, ma non è detta l'ultima. A Santa Marina si sta cercando di creare un'unica lista alternativa all'amministrazione uscente, ma evidentemente mancano le basi affinché questo accada. Le trattative in corso stanno avvenendo tra persone che alla fine non hanno nulla in comune, che si sono sempre schierate l'uno contro l'altro e molte di queste da tempo accarezzano l'idea di candidarsi a sindaco. La data del voto non è stata fissata, con molta probabilità si andrà alle urne il 12 giugno, se così sarà c'è ancora tempo per trattare. Conto alla rovescia per il volo dell'Angelo a Laurino nel Cilento, un tour a 700 metri dal suolo, ma vediamo meglio nel prossimo servizio. A breve la conclusione dei lavori per la realizzazione del volo dell'Angelo a Laurino nel Cilento, un progetto avviato nel 2012, finanziato dall'accelerazione della spesa, che sarà un ottimo volano per il turismo giovanile, assicurano gli amministratori, e l'entusiasmo per una nuova avventura non manca nemmeno tra la popolazione. Nel cuore del paese un cavo d'acciaio lungo 600 metri su 700 metri d'altezza dal suolo permetterà per un minuto di vivere un'emozione piena di adrenalina. Il volo dell'Angelo è un attrattore di nuova concezione che permette una nuova fruizione innovativa dal patrimonio ambientale, rispondendo ad una nuova esigenza e da un nuovo modo di intendere il tempo libero e lo svago, teso sempre più a vivere nuove esperienze e a cercare nuove emozioni. Un'avventura a contatto con la natura e con il paesaggio unico, alla scoperta della vera anima del territorio. Legati con tutta sicurezza ad un'apposita imbracatura e agganciati ad un cavo d'acciaio, il visitatore potrà provare per qualche minuto l'ebbrezza del volo e si lascerà scivolare in una fantastica avventura. I lavori sono stati eseguiti da una società di Belluno che ha all'attivo altre realizzazioni del genere, spiega il sindaco Romano Gregorio. Un primo passo prima dell'inaugurazione è la formazione del personale che gestirà l'impianto. Il corso di formazione sarà rivolto a 5 persone. Fatto questo, saremo operativi a tutti gli effetti. Si terrà a Sant'Arsenio venerdì 26 febbraio 2016 alle ore 17.30 presso la Sala Cultura della Banca Montepruno un incontro studio dal titolo Passaggio generazionale, un'opportunità per il rilancio e la continuità delle imprese familiari. Vediamo meglio nel prossimo servizio.
Si terrà a Sant'Arsenio venerdì 26 febbraio alle ore 17.30 presso la Sala Cultura della Banca Montepruno un incontro studio dal titolo Passaggio generazionale, un'opportunità per il rilancio e la continuità delle imprese familiari. L'appuntamento è organizzato dall'Associazione Montepruno Giovani con la collaborazione dell'Osservatorio delle Imprese e Laboratorio Virtuale del Family Business ed il supporto della Banca Montepruno. La specifica attenzione verso tale fenomeno nasce dalla volontà di continuare a guardare all'impresa familiare come un patrimonio di conoscenze ed opportunità e non come un problema da affrontare. L'incontro vedrà i saluti introduttivi del direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, e del presidente dell'Associazione Montepruno Giovani, Giuseppe Nise. Interverranno fra gli altri Francesco Lamura, imprenditore del gruppo Lamura SRL, e Carmen Gallucci, docente di finanza aziendale e family business presso l'Università degli Studi di Salerno. L'incontro studio vuole promuovere sinergie e dialogo all'interno del territorio di competenza della Banca Montepruno tra i diversi imprenditori, mettendo a fattor comune le esperienze e le potenzialità, con la convinzione che il passaggio generazionale ha bisogno, come tutte le cose, di preparazione e studio al fine di affrontare al meglio le diverse dinamiche che il fenomeno invade. Si intensificano le attività formative messe in azione dalla Banca Montepruno in favore dei giovani e del loro futuro. È partito ieri dalla filiale di Teggiano il nuovo progetto che punta ad avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. Dalla prima filiale della Banca Montepruno, operativa nel Vallo di Diano, ha avuto inizio il programma di incontri con gli alunni dell'Istituto Superiore Pomponio Leto di Teggiano. Il progetto, fortemente voluto dal dirigente scolastico Rocco Colombo, si pone l'obiettivo di completare la conoscenza dei giovani alunni del Pomponio Leto attraverso appuntamenti formativi tenuti direttamente dal personale della Banca Montepruno. È per noi motivo di orgoglio essere coinvolti, ha dichiarato soddisfatto il direttore generale Michele Albanese, in questi progetti scolastici a favore dei giovani. Non faremo mai mancare il nostro contributo verso queste iniziative che puntano ad avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. Un plauso va fatto soprattutto ai dirigenti scolastici e ai docenti, quali con grande sensibilità si impegnano a coltivare la crescita degli alunni attraverso iniziative che serviranno sicuramente per il loro futuro. E occupiamoci ora invece dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, attesa per le 8 tratte che saranno attive da giugno. Il servizio. Non c'è ancora un piano di comunicazione dettagliato per pubblicizzare i voli in programma dall'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. 8 le tratte che saranno attive da giugno ad ottobre grazie all'impegno dell'imprenditore salernitano della Travel Before Giancarlo Vitolo: Corfù, Ibiza, Malta, Milano, Malpensa, Mostar, Lourdes, Olbia e Verona sono le destinazioni scelte in accordo con la compagnia tedesca Avantair, che fornirà aerei da 100 posti e voli charter con una frequenza di 2 a settimana. I costi dei biglietti ancora non si conoscono. La Regione Campania ha messo a finanziamento la richiesta dei voucher per lo svolgimento di lavori occasionali per un importo pari a 10.772 euro al Comune di Padula. L'amministrazione comunale, al fine di promuovere azioni concrete e anche positive per garantire un aiuto a coloro che si trovano in difficoltà economica a causa dell'attuale crisi e diminuzione occupazionale, aderendo alla manifestazione di interesse, ha ottenuto la possibilità di garantire a 4 lavoratori la possibilità di svolgere lavori occasionali retribuiti mediante buoni di lavoro senza alcun onere a carico della cassa comunale. E adesso sentiamo che tempo farà domani. Linea al meteo. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Velato o poco nuvoloso. Vento da sud-ovest con intensità di 22 km orari. Raffiche fino a 28 km orari. Temperature 4 gradi la minima e 15 gradi la massima. Ah.
Anche per questa sera termina il nostro telegiornale, vi ricordo i nostri recapiti, lo 0975 520 166, la nostra email info@cosmostv.it e per la nostra programmazione in streaming www.cosmostv.it. L'appuntamento con noi alle prossime edizioni e a voi tutti la più cordiale buona serata. Arrivederci.